bello questo progetto che riguarda i borghi delle aree interne. Abbiamo immaginato questo progetto intanto per contrastare i processi di spopolamento di quelle aree, ma anche per favorire l'aggregazione dei piccoli comuni. Hanno aderito a questo progetto oltre 350 piccoli comuni, una cosa incredibile. Quindi rifinanzieremo anche con altre risorse. Queste le parole del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto agli Stati Generali dell'Ambiente, il Green Med Symposium, organizzato alla stazione marittima di Napoli. Si parla degli obiettivi del progetto Borghi della Salute e del Benessere, la nuova iniziativa promossa dalla regione e presentata ufficialmente proprio nell'ambito dell'evento. Valorizzare i borghi dell'entroterra campano costruendo una rete territoriale che racchiude oltre 300 comuni. Un traguardo non facile da raggiungere, ma nel frattempo è già stato lanciato il portale web dedicato al marchio. Una vera e propria vetrina in quattro lingue, almeno per iniziare, con tutte le attività e le attrazioni, i ristoranti, gli hotel e le bellezze da scoprire in loco. Sarà un modo diverso per scoprire la Campania, tornando ad ammirare paesaggi magnifici e quasi sempre rimasti intatti nel tempo, ignorati finora dal turismo. Il tema dello spopolamento poi si lega indissolubilmente al destino dei piccoli borghi, soprattutto delle aree interne. Le candidature già prese in carico sono quasi 50. Mettersi insieme per fare progetti, come dire, 10-15 comuni alla volta per la valorizzazione culturale, ambientale, delle tradizioni storiche, delle tradizioni enogastronomiche.